Bella ragazzi, carico non mai oggi. Christian, come state? Allora, sono tornato di nuovo con il mio pigiamino sexy. Allora, niente ragazzi, prima di mandarvi un nuovo video domani, che non dovrebbe uscire di pomeriggio verso le 5, le 6, voglio appunto parlare di questo caso comunque dell'Inter, che oddio, la vedo un po' male, però secondo voi come... E direte dal titolo, secondo voi chi ha ragione, Icardi o Spalletti? Allora, per farla in breve, comunque, per non dare molto spazio a questo caso, che avevo detto che non ne parlavo in modo così intenso, secondo me ha più ragione Spalletti, sinceramente. Come ormai sapete tutti, Spalletti e Icardi si odiano a morte, e infatti oggi in allenamento neanche si sono cacati. A quando si è saputo, non scorre già un buon sangue. Ovviamente nelle interviste comunque gli hanno detto: ma Icardi comunque poteva giocare anche 15 minuti, e mi hanno risposto: no, poteva giocare anche un tempo, e questo è vero. Quindi, mio caro Icardi, secondo me tu l'hai fatta davvero grossa quest'anno, e sono sicuro che a fine anno a me la società ormai ti ha etichettato come un non possibile, ormai futuro uscendo come un ex giocatore, un ex capitano e tutto. Perché con questo rinnovo di società, diciamo, con il nuovo presidente e tutto, sicuramente anche l'Inter vuole tornare a grandi livelli e vuole fare la voce grossa. Far capire che nella società o comunque in un club non comanda il giocatore, ma comanda appunto la società stessa. Quindi, a mio modo di vedere, Spalletti ha fatto benissimo, perché ha già detto mille volte no, però comunque l'ha fatto intuire, che Icardi non è indispensabile. Stavolta l'ha detto, ha detto Icardi non è indispensabile. Quindi, miei cari interisti che siete icardiani, mi dispiace per voi. A me l'ha fatto capire, ha detto Icardi non è indispensabile. L'Inter, quello che ha fatto intuire, che l'Inter, diciamo, ci sarà e c'è stato sempre, a prescindere che c'è Icardi o che non c'è Icardi. Icardi non è Messi, non è Ronaldo, che sono indispensabili per le proprie squadre. Quindi l'Inter vince e perde, o pareggia allo stesso modo. Quindi, sia con Icardi che senza Icardi, perché l'ultima volta che ha giocato Icardi è stata la partita contro il Bologna, Bologna-Inter 1-0 per parte, scusate, Inter-Bologna 1-0 da parte del Bologna, e quella è stata l'ultima partita di Icardi, dove lui si è divorato praticamente due gol a porta vuota. Quindi mettiamo caso, poteva fare una tripletta proprio easy, eppure quel giorno ha steccato. Da lì in poi si è finto malato, per i motivi che voi sapete. Ha iniziato a dire, c'è sua moglie comunque è stata più volte, sia lui che sua moglie sono stati più volte rimproverati, richiamati alla società, nel senso: avete rotto il cazzo con questo continuo voci che dite a tiki taka qua qua bla bla bla, e alla fine l'ha presa in culino, tolto la fascia. Detto fatto, ecco. E quindi poi lui si è finto malato e è stato proprio in quarantena praticamente, a fingersi con il ginocchio, problemi, operazione, e questo. Ora non lo so se sarà a disposizione per la partita di mercoledì, però si presume che forse 5 minuti li possa mettere nelle gambe. Certo che non scorre buon sangue, questo è poco ma sicuro, e Icardi ha fatto, secondo me ha dato proprio il suo. Sicuramente ha fatto il suo dovere. Non dico che è un giocatore scarso, però molte volte gli ha risolto le partite con i rigori, con quelle giocate, magari così come in Champions, ha fatto bene. Poi certo, ripeto, l'Inter gioca sia con, cioè, sento, gioca, giocherà con o senza Icardi. Se deve vincere, alla fine, ovviamente la storia non si fa con i se e con i ma, però se ieri c'era Icardi nella partita Inter-Lazio, non so se la vincevano lo stesso. Il fatto è che non possiamo dire se con Icardi sarebbe andata diversamente. Fatto sta che Spalletti comunque preferisce, magari non lo so, non dico non andare in Champions, però preferisce più che altro
vincere lui questa battaglia, questa guerra, piuttosto che Icardi. Come magari invece di fargli quel pesce d'aprile che tu dici, chiedo come Icardi che magari chiede scusa all'allenatore, alla società e magari lo Spalletti un po' si intenerisce invece. Quindi secondo me è colpa più di Icardi che di Spalletti, perché Icardi comunque non si è chiarito con lo spogliatoio, non ha chiesto scusa con nemmeno all'allenatore né alla società, quindi ha saputo soltanto chiamare l'avvocato, quindi come se un bambino piccolo chiama il padre, dice papà mi ha rubato il giocattolino, mi ha rubato, e quindi giustamente il padre proprio gli ha implorato quasi quasi di farlo giocare, quindi Spalletti secondo me fa bene. Perché alla fine mancano 9 partite. L'Inter attualmente ha comunque un risultato utile, visto che si trova a più 2, ha un calendario più o meno facile rispetto al Milan, perché il Milan ha ancora lo scontro diretto con la Lazio, e addirittura la Lazio è formalmente al quarto posto se noi consideriamo la partita che ancora deve giocare. Quindi secondo me può ancora farcela l'Inter per quanto riguarda. Secondo me anche senza Icardi potrebbe agguantare il terzo o quarto posto, perché alla fine l'obiettivo dell'Inter è andare comunque in Champions, come Roma, Napoli, scusate, come Roma, Milan e quant'altro, tutte le altre squadre. Quindi o arrivi a terzo, o arrivi quarti. Certo, se arrivi terzo fai un salto di qualità, se arrivi quarto comunque bene lo stesso, ma loro gli interessa più che altro andare in Champions. Quindi secondo me l'Inter, ripeto, potrà andare in Champions anche senza Icardi. Niente ragazzi, scusate per questo video un po' lungo, comunque commentate, condividete, iscrivetevi al canale e fatemi pensare la vostra, ditemi la vostra per tutto per quanto riguarda il caso Icardi, e se lo vorreste la Juve lasciate un bel like. Ciao ragazzi!